squalificato Mele, Nazzari non al meglio, parte dalla panchina Alessandro Di Renzo, virus intestinale stringe i denti, tra i pali spacca Bellanca, Bedin e Milizia in mediana, 4-3-3 davanti Banegas e Palumbo a supporto di Dos Santos. Per contro la Jesina, ben 30 punti nel girone di ritorno in serie utile da 7 partite, 5 vittorie, 2 pareggi, 4-2-3-1, esterni Trudo e Barbetta, Ricci alle spalle di Cruz. Gli ospiti giocano meglio, evidente la superiorità a centrocampo, giallorossi in difficoltà. Primo squillo al 16esimo, destro al volo di Marini, spacca, respinge a pugni chiusi. Un minuto più tardi, spunto apprezzabile di Palumbo, tiro però da dimenticare. 18esimo, grande giocata di Trudo che sterza su Alessandro Di Renzo, entra in area ma conclude sull'esterno. 27esimo, Iabré da fuori, sfera di poco al lato, prodromi del vantaggio. Svarione di Gallo, cadeau per Cruz che si invola e con freddezza in fila spacca 1-0 Jesina. 37esimo, Banegas lancia Dos Santos, il brasiliano si coordina e con la palese complicità del portiere Anconetani pareggia 1-1. 13esimo, sigillo in maglia giallorossa. Non c'è un attimo di tregua. 40esimo, punizione di Ricci, classe 2000, elemento davvero interessante. Sinistro a giro, palo clamoroso, l'azione continua nel cuore dei 16 metri. Iabré, fendente, la traversa, rischia la frattura. La palla rimbalza sulla schiena di Spacca e termina in rete. Nuovo vantaggio ospite, 1-2. Reazione rabbiosa. Banegas ispira Palumbo, di prima intenzione, di giustezza. Nulla da fare per Anconetani. 2-2, ripresa, subito una super giocata di Palumbo che calcia da centrocampo, per meglio dire da casa sua. Anconetani scavalcato, palla di niente al lato. Bolocca per Bellanca, tra gli ospiti Villanova, ex Pineto, rileva Trudo. Ricci a destra, il neo entrato alle spalle di Cruz. Decimo, l'ispiratissimo Palumbo calcia al volo, gran sinistro che sibila di un nulla alla destra della porta marchigiana. Boop per Samuel Di Renzo, Mancini al posto di Milizia, 4-2-3-1, Palumbo a ridosso di Dos Santos. 19esimo, Jesina ad un passo dal 2-3, azione avvolgente e veloce, cross da sinistra, ci prova Fracassini, la palla resta lì, chance colossale per Cruz, prodezza di Spacca. Subito dopo Bordo arma il destro poderoso, ancora bravo Spacca, migliore in campo con Palumbo strepitoso al minuto 38, mette la quinta e se ne va, invito in mezzo, Dos Santos non ci arriva. Molto dubbio nel frattempo, il fuorigioco sbandierato a Dos Santos ispirato da Mancini, l'attaccante sembra in linea con il terzino destro della Jesina. Martedì, finale però da brividi, prima Villanova su punizione sfiora la traversa, al terzo di recupero invece semplicemente prodigioso Spacca sul sinistro a colpo sicuro dell'ex Pineto, il Francavilla può tirare così un sospiro di sollievo, finisce 2-2. Paolo, non il miglior Francavilla, ci sono anche gli avversari, tra l'altro la Jesina è una delle squadre più in forma dell'ultimo periodo, no? Di fatto un punto guadagnato, si può dire così? Ah, è stata una partita difficile, lo sapevo, una squadra molto fisica che non perde da 3 mesi, quindi sapevo delle difficoltà di questa partita. Alla fine siamo andati sotto, l'abbiamo ripresa per 2 volte, nel secondo tempo abbiamo avuto anche qualche occasione per passare in vantaggio, ma ce l'hanno avuto anche loro, quindi è stata una partita veramente tosta, e ne è uscito fuori un pari noi abbiamo provato in tutti i modi a provare a vincere, però c'era anche l'avversario che secondo me oggi è stato di livello. E poi, insomma, le distanze sono rimaste inalterate, quel che più conta, 2 giornate alla fine. Sì, ma non 2 partite, noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare che per rimanere nel playoff dobbiamo fare punti, oggi siamo andati in campo per quello, però come hai detto tu c'era una Jesina che è molto ben organizzata, molto fisica e non era semplice. Ciampelli, complimenti, non sono di prammatica ma assolutamente sinceri, avete messo in seria difficoltà il Francavilla, 31 punti nel girone di ritorno. Qualche rimpianto? No, rimpianti no, perché nel calcio bisogna essere sempre obiettivi, anzi piuttosto credo che vadano fatti veramente tanti applausi a questa squadra, lo dico tranquillamente senza essere smentito, perché venire qua oggi e fare questa prestazione credo che voglia dire che dentro questi giocatori hanno qualcosa di importante che va oltre l'aspetto tecnico, anche se tecnicamente abbiamo fatto forse la miglior partita della stagione. Peccato, perché il risultato poteva essere forse diverso se avessimo gestito meglio
alcuni momenti del primo tempo. Senti, 10 gol però subiti nelle ultime 4, se non vado errato. Troviamo, sì, effettivamente nelle ultime 4-5 partite abbiamo subito troppi gol, ma è una fase difensiva che magari a volte facciamo non benissimo proprio a livello collettivo, non è solo di linea difensiva. Nel momento in cui ci allunghiamo e poi andiamo in difficoltà, è successo anche oggi. La cosa buona è che di solito ne facciamo uno in più degli avversari, oggi non siamo riusciti, pazienza. Senta, ma che cosa è cambiato tra il girone di andata, tra il trend del girone di andata e quello che state facendo in questo splendido ritorno? È la stessa domanda che mi hanno fatto ad Avezzano e la risposta purtroppo è la stessa, cambiati i punti, perché credo che chi ci abbia visto anche qua in Abruzzo abbia potuto sempre certificare che le nostre prestazioni erano di livello. Mancavano i punti perché gli episodi erano sempre negativi, e se gli episodi sono negativi vuol dire che qualcosa non andava nella nostra squadra. Una Santa Pasqua. Sì, facciamo una Santa Pasqua, quindi faccio anche voi gli auguri di buona Pasqua a voi e a tutte le vostre famiglie. Grazie, okay. Anche a te di cuore. Grazie Massimo.